Racconti, Massimo Bonelli, racconti. Mi fa pensare tantissime cose. Massimo Bonelli, che ha frequentato il mondo dell'arte, della cultura, ma soprattutto della, e anche e soprattutto della musica, forse qualcuno l'ha definito uno degli ultimi discografici, poi ci spiegherai perché. Adesso hai presentato, stai presentando questo libro Racconti che ha tutti i significati del mondo. Perché? Che cosa c'è qui dentro? E poi parlaci un momentino di te, di quelle che sono state le tue frequentazioni nel mondo della cultura a 360 gradi. Beh, ho passato il 90% della vita a seguire la musica. Faccio il discografico. Cosa significa? Che sono protetto dal WWF, perché ormai è una razza in estinzione, e probabilmente con me e con pochi altri che ci sono ancora su questo pianeta, rappresentiamo quel nucleo di persone che negli anni di maggior ricchezza, musicale, culturale, così, hanno dato vita a questa passione, cioè alla musica, la musica moderna nel senso moderna in quanto è quella che ho vissuto io in contemporanea. Non ho ancora 1000 anni, però ne ho pochi di meno e quindi diciamo che la musica con cui ho caratterizzato il mio percorso musicale come discografico va dall'epoca di Elvis Presley fino ai giorni nostri, fino ai Pearl Jam. E questo è il lavoro che ho fatto appunto per 40 anni. In 40 anni ho cambiato tre mogli e solo due case discografiche. Questo fa Ma l'hai anche cambiata alla pari oppure? una volta per una casa discografica ho dato due mogli, Dei però cioè, cercato di averne dei vantaggi. Però ovvio. diciamo che è andata bene così, perché sia la seconda casa discografica era interessante e anche la terza moglie era la più interessante, infatti ci vivo ancora. E quindi ho dedicato la vita alla musica, ho una grande passione per la musica, la cosa più bella che nell'epoca in cui io ho iniziato questo lavoro era ancora facile trovare un lavoro che ti potesse piacere, io sono riuscito a fare il lavoro che sognavo e non sempre oggi è possibile questo, a volte la gente si deve accontentare di fare un lavoro quando ha invece altro tipo di passioni, però il mio è stato questo e ho avuto la fortuna di fare una lunga gavetta ma arrivare anche dove non avrei saputo di poter arrivare. Cioè, ho sempre detto che sono alto 1,70 m e ho saltato 2,30 m in altezza. Cioè, sono arrivato più in là di quello che sarei riuscito a fare con solo la mia forza fisica. E questo è stato un grande privilegio. Cosa conta, scusa, in un mondo come questo, che visto da fuori sembra quasi inaccessibile, no? A gente che non lo conosce o che non ha la sfrontatezza, passami il termine, di presentarsi e sapersi presentare agli artisti. Non esiste un corso per poter fare bene questo mestiere. Per poter fare bene questo mestiere devi avere una cosa, devi essere abbastanza umile e quindi mai paragonarti con l'artista sullo stesso livello, ma dare a lui la possibilità di sentirsi sempre superiore, ma tu essere comunque pieno della tua orgoglio, della tua dignità, da affrontarlo in maniera tale che non sei neanche colui che l'artista non considera perché tanto il tuo. Cioè, per cui tu sei discografico, sei una specie di consigliere, sei lo psicologo, sei una badante, sei dal ruolo più umile a quello più colto al fianco di un artista. E quello che è diverso, che non è che gli artisti siano diversi da altri prodotti, ma sono tutti diversi tra di loro, per cui sei tu che con ogni artista devi cambiare atteggiamento. Cioè, io ho lavorato con tanti italiani, internazionali, eccetera, ma parlavo con quegli italiani con cui hai più un dialogo, più frequentemente, così non puoi, cioè, parlare con Baglioni con lo stesso criterio con cui parleresti con Fossati o con Loredana Bertè. Hai per ciascuno di loro un Massimo Bonelli diverso. L'artista è diverso per forza, ma tu sei più diverso dell'artista, perché ti devi. Chi è al telefono? Allora chiami quel Massimo Bonelli che si rivolge a Certo. Claudio Baglioni e quello che invece si rivolge a Fiorella Mannoia. Ma lo sei visto anche nei racconti, qui sono molto racconti, tanti racconti, è bellissimo per questo il discorso che ha fatto Massimo, ci ha proposto e riproposto, traendoli dalla sua memoria, ricordi e momenti, ma anche onirici, no? Molto particolari. Per esempio,
C'è una cosa che mi ha colpito, ce ne sono tanti, ma c'è un racconto che mi ha colpito moltissimo. Tu che vedi da dietro, dal backstage, un concerto in commemorazione di Fred Mercury, con Fred Mercury. Ecco, come viene in mente un discorso così, cioè vuol dire che tu avevi già un feeling col personaggio? Sai come lo chiamano adesso? Quello che stai facendo in questo momento, spoileraggio, significa dare già il finale di un racconto. Ti spiego. La caratteristica degli artisti è fantastica, cioè ciascuno di questi ha un piccolo mondo a cui si rivolge per raccogliere, per pescare la ricchezza di parole, di poesia che poi fa parte della loro canzone. Però non sempre la vita degli artisti è così magica, è così originale, è così straordinaria. Molti di loro sono persone normalissime che sul palco cantano, poi vanno a casa e sono normalissime, talvolta non sono neanche coerenti con quello che cantano. I miei racconti hanno cercato di dare una dose come si può dire, di aroma in più con la fantasia, cioè cercare di rendere anche un artista che ha una vita discreta, una specie di leggenda. Cioè, per cui cercare quel pizzico di magia.